Questa è la sigla di Novantesimo Minuto che io uso come suoneria del telefonino. La RAI mi ha assunto nel 1970. Mi dissero se volevo fare il telecronista. Non sapevo neanche che cosa fosse la parola telecronista. Nel 76 sono finalmente arrivato a Novantesimo Minuto. Tutti noi che eravamo dediti allo sport nelle varie sedi RAI volevamo entrare nel giro di Novantesimo Minuto, perché Novantesimo Minuto faceva degli ascolti straordinari. Allora fare 8 milioni, 9 milioni di ascoltatori voleva dire entrare in tutte le case d'Italia. Bella partita tutto sommato, anche se il Milan ha giocato molto meglio la seconda parte del suo incontro. Certamente l'Inter doveva opporsi in maniera più efficace e più effettiva. Invece abbiamo visto un Inter piuttosto scollata e un Milan che ha sempre premuto sull'acceleratore. Novantesimo Minuto però aveva delle esigenze molto chiare. Intanto dovevi stare in un minuto e mezzo anche con le immagini di tutta la partita. Valenti ci teneva moltissimo a che noi dessimo dei giudizi sui calciatori. Non dovevano essere giudizi il 6, il 5, il 4, l'8, il 9, no, non erano le pagelle. Erano giudizi sull'operato del calciatore Anastasi, che aveva giocato bene il primo tempo ed era scomparso nella ripresa. Ecco, questo è un tipo di giudizio che potevamo dare. Ho fatto Novantesimo praticamente per una vita. Io ho seguito Inter e Milan, poi Genoa e Sampdoria, e il Milan è la squadra che mi ha entusiasmato di più. Era il Milan di Rocco e con lo stesso Rocco andavamo spesso a berci una birra volentieri durante la settimana. Oltre a Rocco avevo rapporti molto amichevoli con Boniperti, perché Boniperti era stato artigliere da montagna quando io ero ufficiale a Rivoli. Boniperti era a Rivoli, io ero a Rivoli. Non era sotto di me, ma era nella mia stessa caserma. Quando c'era Novantesimo, nei bar si fermavano tutte le attività. Dal biliardo alle carte era una corsa sola ad andare in sala televisione, perché Novantesimo era il momento clou della domenica. Novantesimo Minuto ha rappresentato anche un altro importante traguardo, quello di mostrare la faccia e il corpo, diciamo così, del cronista, perché sino ad allora raramente i cronisti venivano mostrati sul video, mentre Novantesimo Minuto, con l'apparizione iniziale e la chiusura finale, mostrava il telecronista mentre svolgeva il suo lavoro. Novantesimo di oggi è tecnico, ha perso quella carica di personalità che avevamo noi. Oggi si fa tutto parlando di tecnica. Il calcio di allora era un calcio più poetico. Io ho fatto il telecronista per una 20-22 anni, perché facevo Novantesimo, ma facevo anche le telecronache delle partite. Ti capitava di fare delle telecronache di cose assai diverse e la preoccupazione era quella di riuscire nel tempo breve che ti avevano dato, guarda che domani devi andare a fare la telecronaca della corsa nei sacchi, ecco, di riuscire a scoprire tutto quello che c'era da sapere della corsa nei sacchi. Una delle telecronache più particolari che mi sia capitato di fare è stata quella della nomina del cardinal Tarcisio Bertone a Genova. Non ho aggiunto termini tecnici calcistici soprattutto alla telecronaca del cardinale.
era talmente tanta la mia preoccupazione di sbagliare, mi sembrava di camminare sulle uova, non volevo romperle.